Psicologia, sviluppo e impresa è il titolo del convegno organizzato dall'Ordine degli Psicologi di Puglia in collaborazione con Confindustria, Bari e BAT per raccogliere e condividere nuove idee da sperimentare con nuovi percorsi di imprenditorialità, non solo nella produzione innovativa di beni e servizi, ma anche nella gestione delle imprese in un'ottica di valorizzazione delle risorse umane. Cosa rappresenta la presenza degli psicologi all'interno del mondo delle imprese? Quale, come dire, plus in più può dare al mondo imprenditoriale? Beh, noi su questo abbiamo fatto una riflessione appunto col presidente dell'Ordine dei Psicologi. Noi riteniamo che è il momento delle sinergie. A parte appunto la battuta che in questo paese l'imprenditore è uno di quei soggetti che va affiancato dal punto di vista psicologico perché lavorare in questo paese è complicato. Ma al di là di questo io ritengo che ottimizzare, noi abbiamo bisogno di competitività delle nostre aziende, abbiamo delle grandi professionalità, abbiamo delle aziende organizzate. Spesso però questi team, diciamo, vivono di situazioni conflittuali all'interno o comunque di situazioni, diciamo, da meglio ottimizzare. Ecco, secondo me questo è uno dei temi che possiamo affrontare con l'Ordine degli Psicologi, per vedere come fare ad ottimizzare, rendere un team più operativo, un team più coeso, un team più efficiente. Questo è un elemento. L'altro elemento è che noi abbiamo chiesto a loro una collaborazione perché noi stiamo cercando di attivare uno sportello di aiuto alle imprese e quindi dovendo fare un'attività molto complessa sia dal punto di vista dell'aiuto per la criminalità ma anche per tutta una serie di altre situazioni che poi abbiamo visto possono sfociare in situazioni di disperazione, con loro riteniamo di mettere su un'attività di collaborazione per l'aiuto alle imprese. Come gli psicologi possono aiutare le imprese oggi, soprattutto in questo anche particolare momento storico, a riprendersi e quindi a creare sviluppo? La psicologia è una scienza versatile, multiforme, e le imprese oggi, in questo momento di crisi sia d'impresa che anche del sistema economico in generale, ha bisogno di innovazione. La psicologia è una delle scienze che potrebbe collaborare, potrebbe dar contributi con altre professioni in modo tale da valorizzare il capitale umano e quindi quella che è la competenza d'impresa si potrebbe esplicare non solo nella produzione di beni e servizi, ma nella valorizzazione delle risorse umane. Possiamo dire quindi che, come dire, creare team, fare gruppo, fare squadra, lavorare quindi non soltanto sulla produzione, diciamo quella tangibile, quella, dei prodotti, può appunto aiutare a creare sviluppo e a uscire anche da questa situazione di impasse, di crisi. Sicuramente sì, la multidisciplinarietà professionale e quindi il team è un'occasione di confronto, di scambio da cui possono nascere buone idee e grazie alla nascita di buone idee, nuove idee, oggi si può combattere la crisi.